Allora, Luciana Argentino ci parla di questo tempo di silenzio, di reclusione, di grande quarantena, attraverso due testi che sono due brevi prose poetiche tratte da una raccolta inedita che si sta andando a comporre dal titolo ancora provvisorio che è Corpo di Fondo. Questa raccolta prende le mosse, prende l'abbrivio da un evento biografico che è la morte del padre ed è narrata in terza persona. Qui Luciana dà la voce alla bambina, alle cose, alla casa, e lo fa attraverso una scrittura che si declina in prosa. Sappiamo che Luciana, fin da Mutamento del 99, è solita inserire la prosa dentro la poesia e attraverso questo raccontarci. È proprio L'ospite indocile, che è un libro del 2012, faceva quest'opera di recupero del passato, come in parte lo fa Incanto a te, quest'ultimo libro del 2019, così come accade in questi due testi. E del resto in Luciana è forte la tendenza a raccontare anche scene di vita quotidiana, piccoli personaggi che si muovono nelle strade, nelle stanze della sua vita. Pensiamo alle stanze inquiete del 2016, che è un libro che attraverso dei francobolli di racconti, qui di poesia, non di prosa poetica, ci narra delle vicende della sua esperienza di 11 anni alla cassa di un supermercato e crea questo teatro della memoria con vari personaggi. In queste due prose poetiche, Luciana Argentino ci porta dentro le sue stanze, ci porta dentro questa solitudine della reclusione, chiamiamola così, no? Nel quale si muovono appunto questi personaggi fanciulli. Nel primo caso, Luciana Argentino ci descrive questo momento nel quale si chiude la persiana dopo una giornata e si osserva all'esterno. È una poesia di frontiera fra l'esterno e l'interno, il luogo dove siamo noi chiusi, e l'esterno, il fuori, la notte dal quale viene la luce della luna per illuminare il nostro io più buio, nel tentativo di cercare le condizioni iniziali del mondo, come dice Luciana. E nel secondo, questo bambino che gioca e chiede del ripetersi del gioco ci mette a confronto con la scrittura, questa sorta di quinta operazione aritmetica dopo le quattro nel quale siamo abituati, che è un'operazione che mette ordine. Mette ordine e ci pone davanti alla frontiera nell'attesa che decanta lo stupore, come dice Luciana. È un'attesa e una frontiera nel quale proprio in questo tempo siamo costretti a confrontarci. L'incanto che lei cerca a tarda sera, chiudendo le persiane e sempre alzando lo sguardo al cielo, alla luna, alla sua luce perpendicolare in discesa verso il nostro stare attoniti o distratti dinanzi a tutto ciò che non chiediamo, eppure viene senza sapere nulla delle condizioni iniziali del mondo e di noi, nulla della spinta dal cuore al corpo, al suo inclinarsi all'indietro per superare l'altezza di quel gesto. Dalla vita delle cose sottrae la discordia, ne perpetua il respiro libero di bambino che dice rifacciamo e ripete più e più volte il gioco. E la scrittura è la quinta operazione aritmetica, l'equazione che dà simmetria e bellezza, il rovescio semplice dell'inesplicabile trama della materia. Ed ora che il tempo è una frontiera, nell'attesa decanta lo stupore, trattiene ciò che aduggia il canto, opera l'espianto della parola dal silenzio, perché riaccenda in noi il mondo che è. E non accade.